Benissimo. Quindi Barbara Musso ha partecipato con pieno merito e successo al corso di counseling filosofico professionale, quindi sono felice di consegnarglielo. Ecco. Non posso certo pretendere di spiegare in maniera approfondita quel che abbiamo imparato in una lezione di 2 ore e mezza. Cercherò almeno di fare una breve sintesi. Abbiamo prima di tutto appreso i 3 difetti dell'ascolto degli insegnamenti che arrivano dalle filosofie orientali. 1. Viene chiesto ai discepoli che ascoltano: sei come un vaso capovolto? In questo caso sei fisicamente presente, ma la tua mente è altrove. Non tratterrai nulla di quanto insegnato. A significare che se la mente è capovolta, non riesce a trattenere tutti gli insegnamenti ricevuti. Quindi occorre concentrazione quando si ascolta. I maestri d'Oriente poi chiedono un secondo requisito ai propri allievi. Sei come un vaso contaminato? Ciò significa che ascolti con una motivazione sbagliata, come per esempio ottenere subito dei risultati, senza saper pazientare o, peggio ancora, voler ottenere la conoscenza per poi speculare e farla diventare un egoistico business. Tutto questo a significare che se la mia mente è contaminata e desidera fare speculazione o del business, anche se il maestro mi può versare dell'acqua pulita, quindi dei pensieri puri, a propria volta quest'acqua pulita, essendo in un vaso contaminato, si sporcherà e io non potrò fare altro che trasferire insegnamenti contaminati. Il terzo requisito è: sei come un vaso crepato sul fondo? In tal modo puoi avere buone motivazioni ed essere anche presente mentalmente, ma se ti limiterai ad ascoltare, senza poi mettere in pratica, senza trascrivere, senza condividere e confrontarti, ti dimenticherai gran parte di ciò che hai appreso. Diversamente dal vaso capovolto, non disperderai tutto subito, ma tratterrai solo una minima parte. Poi abbiamo affrontato il Reiki dal punto di vista apofatico, cioè vediamo innanzitutto che cosa non è il Reiki. Non è una mera pratica di guarigione, non è una tecnica magica senza fondamenti scientifici, non è un nuovo lavoro dai facili guadagni, non è una pratica segreta da rivelare solo a chi paga profumatamente, non è un modo come un altro per sentirsi importanti, potenti e apprezzati. Non è un modo per tenere sotto il proprio controllo le persone e di renderle quindi dipendenti, non è un modo per soddisfare i propri bisogni di ottenere poteri paranormali. Il metodo catafatico è quel che si riferisce alla spiegazione di cosa è, quindi quali sono le qualità, che cos'è allora il Reiki. È molto di più di quel che generalmente si pensi, ma questo lo vedremo nelle prossime lezioni. Grazie di cuore a tutti per la vostra presenza, per il vostro ascolto e per la vostra fiducia. Giro.